Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Allora, faccio subito una piccola premessa oggi, è perché vi giro lo schermo, faccio vedere tutte le domande che mi stanno arrivando per le nuove lezioni e diciamo il 50% o quasi riguardano Giacomo e dintorni. Quindi io, come avevo già detto, purtroppo non posso fare un canale dedicato a lui, altrimenti chi non è amante o comunque chi vuole giustamente anche imparare e conoscere altre cose se ne va. Quindi perdonatemi se le farò un po' diluite nel tempo, però se, altrimenti, ripeto, divento noioso. Oggi però approfitto insomma, delle ultime domande che mi sono state fatte, perché riguardano sì Giacomo, ma riguardano una tecnica ben precisa, che è quella cioè, che riguardano i salti di corda. Quindi fondamentalmente la mano destra, e Davide mi scrive che, appunto, mi riallaccio al discorso Giacomo, ha difficoltà a suonare il brano River People. Si dice così, vero? Sì. Dove allora il salto di corda mette in difficoltà. Pensavo ci fossero una serie di esercizi. Qualche consiglio, Davide? Allora, va bene. Tralasciamo un attimo il discorso gioco, non gioco. Salti di corda servono a tutti, e quindi approfitto perché è una domanda interessante, un argomento importante. E allora rispondo a Davide, come sempre, rispondo. Mi rivolgo a tutti. Ovviamente ci sono degli esercizi che ci possono aiutare a migliorare questa difficile tecnica. Chiamarla tecnica, non so se è la parola giusta. Comunque, il salto di corda fondamentalmente è, come dice il termine, è un passaggio tra le varie corde. Della mano sinistra, ma soprattutto della mano destra, o meglio, per quanto mi riguarda, la difficoltà, soprattutto quando iniziai, era proprio suonare le varie corde una dopo l'altra. Quindi partì con gli esercizi proprio base, che poi sono quelli più, secondo me, difficili. Ad esempio, suonare le corde a vuoto. Tornando indietro, stoppandole con la mano sinistra, altrimenti verrebbe questo. Invece. Quindi già questo esercizio sembra banale, ma all'inizio soprattutto, ripeto, di una difficoltà, e poi si può ovviamente variare, quindi. Fare milioni di modi. Allora, io per quanto riguarda i miei studi, per perfezionare appunto i salti, eccetera, ho sempre lavorato principalmente sulle ottave. Ovvero, il primo esercizio che vi propongo oggi da fare assolutamente con il metronomo e assolutamente a velocità graduali, nel senso partire sempre lentamente, curare ogni particolare. Quindi quando parlo di ogni particolare io intendo cercare di fare caso, e all'inizio è impossibile far caso a tutto insieme, però l'obiettivo è quello poi di riuscire a perfezionare ogni cosa. Quindi mano sinistra, la mano destra, con che dita parto, il timing, perché da un esercizio, come dico sempre, c'è tutta una serie poi di argomenti che si racchiudono. Quindi appunto il timing, la pulizia del tocco, eccetera, eccetera. Allora, l'esercizio è questo. Quindi, come dicevo, le ottave. Quindi parto dal Mi a vuoto. Suono l'ottava. Quindi Mi e Mi sul secondo tasto della corda di Re. Quindi. Poi suono La a vuoto. Poi suono Si bemolle sulla corda di Sol, il terzo tasto e primo tasto della corda di La, quindi ottava.
l'ottava tonica e fa sulla corda di re, quindi terzo tasto e primo tasto della corda di mi, quindi fa ottava, fa tonica, diciamo. Quindi viene. Poi proseguo. Mi sposto di un semitono. Eccetera. Fare lentamente proprio. Facendo caso anche a quale dito mi torna meglio usare per iniziare, diciamo, per suonare la prima nota delle varie figure. Quindi posso fare col medio la prima nota, posso farne due col medio, in questo caso alternare a me mi torna un po' scomodo alternare ogni volta per ogni nota e dito, quindi classico pizzicato con indice e medio. In questo caso uso più il medio, personalmente. Vedete quale vi torna meglio e poi aumentate gradualmente la velocità. Poi da qui si può passare ad esempio a sempre la stessa tipologia di esercizio, però invece che fare tutti i sedicesimi o tutti gli ottavi, insomma, invece di fare questo posso fare la prima nota, ad esempio ottavo, e due le relative ottave e in sedicesimi, ovvero. In questo caso vado per semitoni, quindi tengo sempre la tonica, diciamo, al basso e poi mi sposto sulla quarta, quindi fa. Poi farò si bemolle, poi fa diesis, si naturale, sol, do, tanto tutto scritto lo capirete molto meglio di quello che posso spiegarvi a voce. Comunque, il secondo esercizio è questo. Vedete, io in questo caso utilizzo un po' a caso, diciamo, vario ogni volta, quindi non ho uno schema preciso per le dita, però utilizzo più il medio dell'indice, ho fatto caso. Terzo esercizio, si aumenta ancora la difficoltà, scusate se vado veloce, ma se no, come sempre, le lezioni sono troppo lunghe. Poi si fa un ripasso e vi dico come lavorare. Le terzine, qui aumenta la difficoltà per la mano destra, ovvero per ora abbiamo visto ottavi, sedicesimi. Le terzine faccio lentamente, sempre lo stesso esercizio. Quindi ho una terzina su ogni nota. Se aumento la velocità, e via dicendo. Anche qui, ovviamente, qui è impossibile suonare con un solo dito, qui l'alternanza è fondamentale. Però fate caso a quale dito scegliete per suonare la prima nota di ogni terzina, questo è importante. Partite lentamente, curate le terzine, cantatevele, ta ta ta, Napoli, eccetera. Ultimo
Ultimo, quarto e ultimo esercizio è quello di fare tutto in sedicesimi. Quindi qui mi riallaccio al discorso di River People, che grosso modo, diciamo, il groove principale fa così. E la seconda parte, diciamo, le parti principali del brano sono queste, è il groove. Quindi, per arrivare a questo, un esercizio può essere quello di fare tutto in sedicesimi. Quindi lentamente sarebbe. Questi sono, diciamo, i miei esercizi base per i salti di corda. Oppure vi dico l'ultimo, le decime, quindi la terza all'ottava sopra, mi, la terza è sol diesis, la prendo all'ottava sopra, diventa una decima. Verrebbe questo. So faccio mi, fa, fa diesis per semitoni. Qui il salto è ancora più elevato, diciamo così, perché dalla corda di Mi vado direttamente al Sol. Per fare queste scomposizioni ritmiche mi ha aiutato tanto anche lo studio di Flea, di Red Hot, che molto spesso utilizza. Questa figura ritmica, quindi ottavo e due sedicesimi, mentre Jaco fa tutti i sedicesimi in questo caso. Quindi vi ho preparato anche una piccola base per esercitarvi. Andiamo a sentire e andiamoci a provare il groove appunto finale, tanto vi scrivo. Mettiamo la base. Ovviamente se avete modo rallentatela e poi piano piano aumentate la velocità. I modi per studiare con una base sono infiniti, quindi posso prendere il groove di Jaco e poi modificarlo a mio piacere per esercitarmi su questa tecnica. Quindi, ragazzi, vi ho già detto tante cose. Vi invito a scaricare il PDF allegato perché è più facile da seguire per gli studi. Dedicate il giusto tempo a ogni esercizio perché anche quelli che sembrano banali a volte sono i più importanti. E cercate di fare caso, come dicevo prima, a ogni piccolezza proprio degli esercizi proposti. Quindi non date per scontato che partire con un dito piuttosto che un altro è indifferente, oppure che fate caso magari solo alla mano destra e tralasciate la sinistra. Devono venire puliti gli esercizi, quindi senza, diciamo, sporcizie varie anche nel sound, e la velocità si aumenta sempre gradualmente. Questo è fondamentale. Quindi mi perdoni chi non è amante di Giacomo, mi perdoni anche chi è amante di Giacomo, ma giustamente non posso tutti i giorni fare lezioni su di lui, sui suoi brani. Magari ecco, si potrebbe organizzare una diretta solo per chi
cioè, indirizzate come argomento principale lo studio di Giacomo, dei brani, quello che volete, però almeno partecipa solo chi è interessato. Quindi, se volete, scrivetemi o privatamente, sotto il video, su Telegram, dove vi pare, si organizza molto volentieri. Mi fermo qui, vi saluto e al prossimo video.